sono Aurora Vinci e siamo al Collegio Venturoli, questo è il mio studio e io da 2 anni a questa parte ho iniziato questo progetto sul paesaggio di periferia. È iniziato tutto camminando, andando a passeggiare col mio cane semplicemente, e da lì ho iniziato a scattare delle fotografie in analogico e dopo averne archiviate tante ho iniziato a disegnare, poi fare gli acquarelli fino a diventare delle opere ad olio, dei quadri ad olio. E a luglio quest'estate ho fatto la mia tesi di ricerca in pittura per l'Accademia dei Belle Arti di Roma su questo argomento del paesaggio, e mi piace affrontare i temi dell'ecologia, cioè quindi del tutto il discorso del fatto che questi paesaggi sono cambiati, io li ho visti trasformare, hanno costruito, quindi c'è stato un processo di cementificazione e penso che questo vogliono dire più che altro. Poi io ci rivedo molto la mia storia, le persone che ho incontrato e che ho conosciuto durante quelle camminate. Io, anche se non riprendo mai la figura umana, ci rivedo tutte quelle persone che ho conosciuto e che le lunghe chiacchierate, le lunghe passeggiate con loro. Quindi no, penso che ci sia una narrazione in tutto ciò, ma poi penso anche che questo paesaggio rispecchi tanto anche qualsiasi altro paesaggio della pianura padana, quindi penso che chi viva questi posti, molti se li possono, cioè li possono riconoscere, anche se non è magari Granarolo, però credo che si possa rivedere, ecco, in anche altri luoghi.